Tutti, allora, oggi un nuovo video ed è un video all succulento, figherrimo, quindi non potete non vederlo fino alla fine. E come sempre c'è un po' un fritto misto. Allora, sulle labbra indosso questo che è Zop ed è Lip Chubby Matte di Debbie nella colorazione 16 The Nude. Io li sto amando, ma non è questo il video. Allora, inizio a farvi vedere cosa ho acquistato per quanto riguarda la parte make up. Parto da questo. Questo che cos'è? Sono delle maschere che ho acquistato all'OVS e c'è una promozione valida fino al 9 di settembre. Quindi se volete approfittarne vi invito a farlo ora. Allora, praticamente la promozione consiste nel prendi 3 maschere e ne paghi 2, quindi direi top. Io volevo provare tantissimo queste maschere che sono tutte made in Corea e quindi ne ho approfittato. Allora, ho preso questa che è alla mela e si chiama Panda Face Sheet Mask Super Refresh, quindi super rinfrescante con il pandino. Questa era quella che veniva di più, mi sembra 3,99 euro, e queste 2,99, che una in realtà poi l'ho pagata un centesimo. Sono della linea Lover Recipe. Comunque ogni maschera ha praticamente il frutto disegnato sopra a seconda di quello che sa. Questa è appunto alla pesca e questa è invece alla banana. Vanno applicate dalle 10 alle 20 minuti e poi va picchiettato il prodotto appunto rimasto sulla pelle per farlo assorbire e idratare ulteriormente. Comunque non le ho provate, appena le proverò sicuramente vi farò sapere cosa ne penso, sicuramente nei prodotti finiti. Comunque è un'ottima iniziativa per provare mascherine nuove, anche perché voi sapete che io amo queste maschere in tessuto. Sicuramente si troveranno anche online, avranno un prezzo inferiore, però appunto è sempre bello magari provarle e poi acquistarle online se ci sono piaciute, almeno insomma si evita, perché molto spesso cioè è conveniente comprare tante maschere, se non ti piacciono è un po' inutile la cosa. Quindi vi consiglio di provarle magari prima in negozio e poi se vedete che vi piacciono comprate online, perché sicuramente io ne ho pagate 6 euro tipo 3 maschere, con 6 euro ne prenderete 6 online. Però insomma l'ho trovata un'ottima iniziativa quella di appunto OVS. Poi ho fatto un ordine su Cult Beauty. Cult Beauty, se voi vi registrate e compilate il questionario diciamo indicando magari il tipo di colore di capelli, il tipo di pelle, insomma un questionario su di voi, vi danno il 15% di sconto che vale su tutto, quindi è molto utile per comprare dei brand che Sephora non sconta, come appunto Anastasia Beverly Hills, Becca e questi qua, anche perché quel 15% vale su tutto. Ma molto spesso in generale Cult Beauty fa diverse promo che appunto valgono su tutti i prodotti, quindi ripeto, anche quelli che non sconta Sephora. Ecco perché io mi trovo molto bene a acquistare da loro. Il pacco ci mette veramente poco, 4-5 massimo giorni lavorativi. Vi arriva il pacco con appunto il corriere, quindi dovete firmare, è molto sicuro come spedizione, e in più loro vi danno anche dei campioncini che dovete scegliere voi fra una selezione appunto di prodotti. Io ne ho scelti due, questi due che vabbè è inutile farveli vedere. Comunque una è un boost, quindi dovrebbe essere penso un siero, e una è una crema Caudalie, però ecco, cambiano sempre e molto spesso ci sono davvero tante cose interessanti. E io cosa ho preso da Cult Beauty? Ho preso la palette di Anastasia Beverly Hills, la Soft Glam, che è una palette che Elisa, la mia amica blonda Iris qui su YouTube, mi fa sempre una testa così, e alla fine l'ho voluta prendere perché io e lei abbiamo i gusti molto simili, quindi se lei me l'ha consigliata insomma ci sarà un perché. Io ancora non l'ho utilizzata, l'ho lasciata in tonza per farvela vedere. Allora, si presenta, penso la conoscerete, comunque con un vellutino. Il suo prezzo, se non erro, è intorno alle 45 euro più o meno, ma appunto col 15 l'ho pagata sotto alle 40. E all'interno ha uno specchio che è anche protetto da una pellicola che vabbè adesso vado a rimuovere. C'è anche il salva cialdine, poi ha un pennello. Io con quelli di Anastasia mi trovo benissimo, hanno lo sfumino da un lato e da quest'altro l'applicatore. Lo sfumino mi piace un botto e la palette in questione è questa. Come vedete ha delle tonalità abbastanza banali, nude, che si possono ritrovare in qualsiasi palette a vederla a prima impressione. Sono sia tonalità comunque calde che neutre, che fredde secondo me,
c'è un po' un mix di tutto. La pigmentazione è alta, come un po' tutte le palette di Anastasia Beverly Hills. Sicuramente gli opachi saranno anche un po' polverosetti. Ed ecco qua alcuni swatches. Quelli comunque che sono satinati, ragazze, scrivono tantissimo, cioè guardate, veramente molto belli. Hanno un rilascio di colori satinati di Anastasia che lascia una bocca aperta. Comunque mi piace perché ha sia dei rosati sia degli oro. Vedete, questo è un malva, questo è il colore classico nude che Anastasia mette sempre, infatti lì la amo perché comunque serve sempre il colore per l'arcata. E poi ha il nero finale, che anche questo non è molto scontato. È vero che comunque queste palette sono molto costose, però hanno comunque 14 cialde sulle quali giocare e alla fine è un prezzo abbastanza buono, se mettiamo appunto dal punto di vista della qualità. L'unica cosa delle palette in velluto, ecco, è questa, che adesso l'ho pucciata con le mani sporche e si è subito macchiata. Comunque poi la proverò e vi farò sapere se è banale oppure ha quel non so che aveva ragione Elisa, che non deve assolutamente mancare nella postazione. E sempre su Cult Beauty ho acquistato una famosissima cipria che è di Becca. Allora, Becca è un brand che a me non ispira tantissimo, non ha tanti prodotti che mi incuriosiscono, mentre so che a molte veramente ci sbavano dietro. A me è uno di quei brand, boh, vabbè. Comunque ho acquistato la Hydra Mist Set Air Refresh Powder, che sarebbe quella famosissima cipria in polvere libera, che è composta dal 50% d'acqua, quindi è ideale per pelli secche o comunque per l'estate. Ora, l'estate è quasi del tutto terminata, io l'ho utilizzata un paio di volte e dà un effetto veramente refrigerante, rinfrescante, è davvero bellissimo l'effetto che dà. Ha una scadenza di 6 mesi, quindi un po' breve come Pao, però insomma vedremo se poi è effettivamente vero oppure no. Allora, il packaging è molto bello, molto di classe, vedete c'è scritto Becca sul tappo, è in argento. Una volta aperto ha il sifter, protegge il prodotto, poi ha questa pellicola qua, vedete, che appena la levo, via, polvere libera, azione. Vabbè, adesso lo levo del tutto, tanto ve l'ho fatta vedere. Comunque questa qua è la cipria, che ha una setosità indescrivibile, è liscissima, è impalpabile, è davvero molto leggera e poi sentite proprio freschezza, cioè voi questa la dovete provare per capire l'effetto. Comunque io per il momento l'ho provata un paio di volte, forse 3-4. Non mi è dispiaciuto l'effetto e soprattutto mi piace il fatto che è molto fresco e quindi è vero che non secca ma fissa. Come una cretina per la smania di avere questa palette, l'ho acquistata sul sito di Anastasia Beverly Hills UK, che è il sito ufficiale di Anastasia, appunto della parte appunto dell'Inghilterra. Quindi tutte le novità arrivano in tempo zero anche su quel sito, oltre che in America. E io, per averla in esclusiva, diciamo, prima che arrivasse in Italia, l'ho acquistata su questo sito e un giorno dopo è arrivata anche su Cult Beauty, e su Cult Beauty avrei potuto approfittare del 15%, invece no, come una cretina l'ho presa su quel sito e poi l'ho pagata 45 sterline, 43, una cosa del genere, vabbè, comunque il prezzo che sta in Italia 45 euro, e invece l'avrei potuta prendere con lo sconto. Ma vabbè, piccole cose a parte, comunque quel sito io mi ci sono sempre trovata bene perché vi arriva in ben 3 giorni lavorativi con corriere, quindi top. E molto spesso ci sono delle promo tipo 3x2 su magari le tinte labbra oppure il prodotto meno caro gratis, insomma fa diverse promo, quindi iscrivetevi a quel sito. Io però ho ordinato quando non c'era nessuna promo ed ho preso la Norvina Palette. Ha sempre la custodia, vedete, identica al prodotto. Io adoro questa cosa che non è ingannevole, che vi fanno vedere, guardate, acquisterete una palette viola e poi tipo è nera sfigatissima e dovete tenervi la custodia per far sì che questa palette renda, invece no, loro riproducono tutto e adoro questa cosa. Comunque l'avete già vista in azione, vi ci ho fatto proprio un video specifico con swatch prime impressioni che vi lascio qua, ma ve la faccio rivedere. Questa è una palette fantastica, diversa dalle solite, se vi piacciono le tonalità rosate dovete assolutamente averla.
E questa qui è la palette, che magari vi sembrerà banale, ma ora vi faccio vedere la pigmentazione della prima linea, che è quella che mi piace di più, perché Norvina le ha divise benissimo. Ha fatto la prima linea con tutti quelli satinati e shimmer, e la seconda di opachi, quindi sapete dove pescare. Non ho fatto tipo, avete visto la soft glam, sono misti, no? Ci sta un po' uno che è opaco, uno magari satinato, invece qua no. Ma ora vi sto facendo gli swatches di questi colori e capirete da sole quant'è bella. Cioè, guardate quanto brillano, è veramente bellissima. Cioè, di questi vi basta metterlo su tutta la palpebra, mettere degli opachi nella piega e avete un trucco fatto già da sole. Poi la cosa di, ripeto, Anastasia, che ha delle polveri fantastiche, si sfumano veramente da sole. Sono secondo me perfette per chi è anche alle prime armi, quindi perché veramente non avrà difficoltà nello sfumare. Altro ordine l'ho fatto sul sito di Mulac. Io era un po' che non vi mostravo prodotti Mulac, perché ho un po' un amore e odio per il brand, che comunque ve ne ho parlato in un vlog dicendo quello che mi è successo, quindi vi lascio quel vlog lì. E ho acquistato due palette. Una è la Bella Vita, che è appunto della nuova collezione, questa qua, e anche in questo caso adoro perché hanno riportato la stessa cosa della confezione sulla palette stessa. È in cartone, magnetica, come quelle di Anastasia, ha uno specchio gigante, quindi questa è la novità delle palette Mulac, perché prima non avevano specchio, e la trovo un'ottima cosa perché almeno adesso uno si può truccare e al tempo stesso utilizzare la stessa palette. E comunque anche in quel vlog vi faccio un trucco con questa palette, che mi sono schiaffata addosso e mi sono sporcata, perfetto, benissimo. Ed è una palette diversa anche qui dalle solite, perché è tutta sulle tonalità di verdi e io non ho palette di questo tipo. Allora, la cosa che mi piace è che ha un mix di texture. Infatti abbiamo due colori glitter, che sono questi due, eccoli qua. Poi abbiamo i colori opachi, cioè questo e questo, che sono totalmente opachi, e questi sono gli swatches. E poi ha appunto gli altri, che sono satinati. Ad esempio c'è questo, questo, questo e questo. Eccoli qua. L'unica cosa di questa palette che mi ha un po' lasciato così è che, ad esempio, la grana di questo è orribile. Io non so se lo vedete, ma proprio si sgretola. E non so se lo vedete, ma anche adesso che l'ho andata a stendere è tipo tutto granuloso. Quindi, cioè, si consuma subito. Vabbè, e poi anche diciamo questi shimmer non sono molto pigmentati, nel senso che comunque secondo me dovete prelevarli con le dita, perché non tutti i pennelli li fanno scrivere sugli occhi, quindi è una cosa che a me non piace per niente. Diciamo che comunque gli ombretti che più mi piacciono sono i due glitter e gli opachi. Gli altri 5 non mi hanno colpito più di tanto. Tornassi indietro, sinceramente la devo provare meglio, però a primo impatto vi direi non prendetela. Poi ho provato, sì scusate, ho comprato la Mulac Toxic, che è la palette invece glitter, che questa invece la amo, l'avevo già provata, la adoro, ha una qualità eccelsa, i glitter sono bellissimi, durano, qua c'è pure Elisir che è la loro colla per glitter ed è fantastica, questa fa sì che i glitter rimangano sugli occhi tutto il giorno, e questa è la versione calda, c'è anche la versione di glitter freddi, e questa mi piace, ve la straconsiglio, costa un po', 17 euro, però alla fine sono molto più comodi questi glitter rispetto a quelli in polvere libera, ad esempio di NYX, insomma di altri brand anche più economici ma buoni, perché questi comunque sono più facili da fissare, non fanno proprio l'effetto carta pecora, quindi mi piacciono di più e l'ho voluta prendere. E in omaggio mi hanno dato l'olio per capelli di Mulac, che io provai al tempo un boccione intero, l'ho finito, mi è piaciuto e ve l'avevo già consigliato, quindi sono felice appunto di averlo ricevuto. E per quanto riguarda invece i glitter, purtroppo l'immagine ingannatoria c'è, perché vi fanno vedere questa cosa e invece è classica, trasparente, vedete i glitter, che da un lato è comoda se le avete tutte e due per non confondervi, perché qui è trasparente quindi vedete bene i glitter che state per andare ad utilizzare, perché se erano tutte e due così dovevate
ogni volta aprirle. Dall'altra invece l'avrei preferita così perché è più bella da vedere. Sempre di make up, un prodottino di MAC che mi è stato mangiato appunto da MAC Cosmetics tramite l'applicazione Octoly. Io amo alla follia, come sapete, i prodotti di MAC. È una novità ed è l'Hyper Real Foundation. Che cosa sarebbe? È un prodottino innanzitutto bellissimo esteticamente parlando, poi è piccolino quindi non occupa spazio, ha la boccetta purtroppo di vetro, quindi ciò significa che dovete stare molto attente perché potrebbe appunto cascare e rompersi. Comunque è un prodottino che può essere utilizzato in due modi diversi. Allora, il mio è questa tonalità bellissima, cioè guardate che figo, è tipo una cremina super iridescente, luminosa, bellissima. E la tonalità che mi hanno mandato a me è la Violet. Comunque esiste in 4, dicevo, tonalità. C'è la Gold, la Bronze, la Rose Gold, appunto, e la Violet. Ed è un prodotto con duplice funzione perché potete metterlo sia su tutto il viso prima del fondotinta per dare un effetto proprio radioso e illuminato di pelle in salute, oppure lo potete mettere dopo il fondotinta nelle zone che volete illuminare, quindi utilizzarlo come illuminante liquido perché effettivamente dà tantissima luce al viso e dà comunque l'effetto ottico di tridimensionalità al viso. Io l'ho provato da circa una settimanella ed è bellissimo, è veramente bellissimo. Costa un pochino, ma comunque di prodotti del genere ne serve veramente poco a mio avviso. Io l'ho provato anche miscelato insieme al fondotinta e mi è piaciuto tantissimo perché rende comunque il fondotinta luminoso ma non troppo, perché messo prima non è che si vede tantissimo l'effetto, soprattutto se utilizzate fondotinta molto coprenti, mentre miscelato è bellissimo l'effetto. E la cosa che ho notato è che comunque essendo un prodotto a lunga tenuta fa durare di più anche il fondotinta, quindi davvero perfetto. Come make up abbiamo finito, ora vi faccio vedere due cose unicornose. Allora, la prima è una tazza. Questi sono prodotti che si trovano sul sito di ASOS. Il mio ragazzo praticamente per il nostro anniversario mi ha regalato due cosine, e appunto una è la tazza che ha l'unicorno, cioè rosa, che è il mio colore preferito, e appunto questa è la tazza. Comunque, se volete vedere cosa abbiamo fatto per il nostro anniversario, vi lascio il vlog qui sopra ed è bellissima. E poi mi ha regalato queste che hanno appunto l'unicorno e sono due ciabatte bianche che io da quando le ho ricevute, dal 19 di agosto, le ho utilizzate tutti i giorni per andare al mare, appunto in piscina, per stare dentro casa. Infatti da bianche sono diventate marroni, ma vabbè, hanno l'unicorno, sono fantastiche. E comunque di queste dovete prendere un numero in più secondo me, perché io porto 38, lui mi ha preso 39 e mi calzano alla perfezione. E sicuramente poi darò un'occhiata ad ASOS se voglio vedere anche che altri modelli ha, perché sono veramente comodissime, cioè veramente ci uscirei tipo ovunque. E niente, vi ripeto, vi lascio comunque il link se li volete vedere giù, perché anche, cioè, non si offenderà penso se vedo il prezzo, ecco, tanto cioè più o meno uno se lo immagina il prezzo delle cose, ecco. Poi a volte uno rimane, oh mio Dio, davvero l'ha pagata così? Altre volte invece, ah ok, era quello che pensavo. Poi io ho acquistato da Pittarello, che molto spesso viene confuso con Pittarosso, ma Pittarello ha delle scarpe che partono anche da 5 euro a scarpe costose, mentre Pittarosso ha scarpe che per quanto mi riguarda partono sempre da almeno 40 euro, 35 se proprio vi va bene. E la cosa di Pittarello è che ha davvero tante promo, infatti io avevo il 50 e me la hanno applicato sulle scarpe che ha preso Francesco, e invece queste stavano già scontate al 50, quindi non l'ho potuto applicare. Però insomma ci sono tante promo, c'è la carta, insomma avete tanti sconti, vi consiglio comunque di andare. E per chi è a Roma, io sono andata a quello di Tour Street Test, non so se ci sta da altre parti. Comunque ho comprato dei sandali che venivano 26 euro e le ho pagate appunto 13 euro, vedete, con lo sconto del 50. Molto spesso queste scarpe comunque mi hanno detto che si trovano anche ai mercati, quindi se volete andare a dare un'occhiata, la marca è Dame Rose, Dame Rose sarà, boh, non lo so, vabbè, comunque quello. E i sandali so che non potranno piacere a tutti e faranno schifo a molte, ma a me piacciono da impazzire. Sono questi, tipo un po' alla schiava per capirci. Mi piace il fatto che sono bianchi e fanno risaltare tantissimi i piedi abbronzati. Poi hanno queste placchette piatte argenteo, bellissime,
la cornacchia qua, non so, la civetta, non so che animale, cicala forse, vabbè, si sta da fa. Sul tacchetto hanno le borchie, queste qua a punta, diciamo che sporgono, e poi mi piace, a parte sono comode, che hanno proprio tutte queste rifiniture anche sulla pianta, vedete, di altre borchiette che circondano la scarpa, e per 13 euro c'è veramente manco il materiale tra un po', secondo me, e quindi le ho volute prendere. Poi a me piacciono veramente tantissimi i sandaletti, sono comodissimi per tutti i giorni, li uso sempre, 13 euro è veramente una cacchiata per questi, e anche se ci faccio solamente i 3 mesi estivi, alla fine l'ho pagato i 13 euro, quindi mi va bene così. Sì, anziché spendere magari 200 e ci faccio magari anche 6 anni, ma tanto poi magari passano di moda, non mi piacciono più, quindi non ne vale la pena, a meno che proprio non è tipo un stivale, una cosa proprio bella che non passa mai di moda, ma per queste cose borchiate non è detto che poi tra 3 anni ho gli stessi gusti, quindi preferisco spenderci poco, vabbè, ragionamenti a parte. Poi sono stata alle selezioni di Miss Italia in Abruzzo a Chieti, e appunto mi sono mandato il brand Equilibra, che io ringrazio veramente tantissimo ogni anno per questa bellissima esperienza. Mi hanno dato in omaggio questa valigetta qui che contiene tantissimi prodotti, come ogni anno loro fanno questa cosa. Io adoro proprio la bag poi perché è molto comoda, soprattutto per il mare, e all'interno mi hanno dato tantissimi prodotti, sia comunque per la cura esterna, perché Equilibra comunque ha tanti prodotti sia per i capelli, per il make up, insomma tutti comunque naturali, a base di ingredienti naturali, e sia per la cura interna come integratori, insomma, eccetera eccetera. Mi hanno dato gli integratori al potassio e magnesio, che all'inizio estate sarebbero stati una manna dal cielo, sono 20 monodose, la cosa che adoro poi è che li potete prendere tranquillamente così, senza acqua eccetera eccetera. Poi mi hanno dato collagene beauty a base di collagene, sono 10 stick monodose pronti da bere per il benessere della pelle. Poi ci sono le salviette struccanti per viso e occhi col 20% di aloe vera delicate, queste io le adoro, le ho già provate. Poi mi hanno dato queste qua per la digestione e il benessere delle caps allo zenzero, e queste sono 40. Sempre come integratori il probio, che è equilibrio della flora intestinale, sono praticamente dei fermenti lattici, eccoli qua, c'è scritto che sono adatti anche ai bambini sopra i 6 anni. E la cosa che più adoro è questo qua, il detox a 4 azioni, questo perché mi consente di bere, questo praticamente un tappo l'ho messo, mi sembra, in un litro d'acqua, sì, mezzo litro d'acqua, e quindi fa sì che voi bevete, e in più all'interno questo detox contiene bardana per depurare l'organismo, cavo locale per digerire, ibisco per regolare il transito intestinale, l'anguria per drenare i liquidi corporei, e quindi è veramente fantastico. Di questi qua ce ne sono veramente tanti che hanno diverse funzioni e funzionano davvero. Poi mi hanno dato questo che è praticamente il Deo Stick, hanno fatto il maxi formato da 50 ml, io li adoro i deodoranti in stick. Infine della linea all'aloe mi hanno dato il doccia schiuma, mai provato, quindi mi incuriosisce parecchio. Poi mi hanno dato la crema corpo, questa invece l'ho provata, l'ho finita e l'ho amata, perché soprattutto per le ustioni è davvero fantastica. Il dermogel aloe vera 98%, questo è proprio aloe, fantastico questo, veramente, soprattutto quando vi ustionate. Ed infine il detergente mani e viso, questo lo andrò a mettere subito al bagno perché ho terminato il mio detergente. Non cadete cari, ecco, sto facendo danni, a fra poco. Ok, ultime cose sono dei capi di abbigliamento che ho ricevuto da un sito che si chiama Coachella, una cosa del genere. Comunque vi lascio giù il sito e vi dico la verità, di questi capi solo uno me ne è piaciuto, gli altri non mi piacciono, non mi stanno addosso e veramente per me sono dei flop, ma vi spiego bene. Allora, il primo, che io pensavo fosse tipo un top con delle perle, in realtà è una rete trasparente con delle perle, è questa cosa qua dal sito, vabbè che era in inglese quindi sicuramente sono ignorante io, ho letto male, vabbè, comunque avrò sbagliato io, non lo so, ma è proprio del tutto trasparente, quindi questa va indossata con un top e io pensavo fosse già una magliettina predefinita, prefatta, non so come dirlo, vabbè, comunque niente, non mi piace, ma poi c'ha tipo il collo lungo, alto,
Boh, vabbè, non mi gusta sinceramente, anche perché uno fa caldo, cioè quando mette queste cose fa caldo e io pensavo di metterla con una gonna a vita alta e aveva questo toppino sotto bianco, invece niente, quindi dovrò arrangiarmi io a indossarla. Non lo so, vediamo un attimo come riuscirò a metterla, comunque per me è un floppone. L'altro pantalone che indosso alla modella, ovviamente perché ha un fisico zop, stava benissimo, invece a me non mi piace perché mi evidenzia qualsiasi cosa, cioè mi fa sembrare più grossa di quello che sono. Non ve li mostro indossati perché proprio non mi piacciono, quindi è inutile. È un pantalone rosa che è a vita alta, di quelli che cadono un po' larghi, e poi ha una cinta rosa e bianca sulla vita. Sono carini come pantaloni secondo me, se però siete magre. Ci sono disponibili in vari colori, il materiale è molto buono, ma a me personalmente non donano. Poi un altro vestito molto carino ma scomodo perché è pieno di bottoni dall'inizio alla fine, è un vestito nero che ha due tipi di spalline, una a laccio sulla spalla qua e una invece che copre il braccio. Infatti è molto carino questo, ma anche questo non mi sta. Io gliel'avevo detto che non mi stavano queste taglie a quel sito, ma loro hanno detto no no, vestono larghe. Invece non è vero, vestono giuste secondo me, cioè questa è una 44, non mi si chiude, quindi è giusto perché non porto la 44, porto la 46, e quindi vabbè. E l'ultimo invece, che è tipo oversize secondo me, quindi anche che è 40 mi è entrato, è un vestito largo, molto largo, che questo secondo me non dovete indossarlo come vi fa vedere la modella, ossia senza nulla, ma va messo con una cinta in vita per definirlo tantissimo, per stringerlo, se no sembra tipo una casacca di quando magari siete incinta, e non mi piace affatto. È un classico vestito nero largo che è più lungo dietro, molto carino, con le braccia lunghe, secondo me per l'autunno barra inverno, con delle calze o un appunto stivalone lungo e una cosa in vita starà benissimo, mi piace davvero tanto, anche magari per andare al lavoro a un centro commerciale. Comunque la qualità di questi abiti c'è, ma io vi dico non acquistate da questo sito, nel senso che comunque, a parte vabbè, io mi ci sono proprio trovata male perché mi hanno detto scegli 6 capi e me ne hanno mandati 4, quindi già lì ho rosicato, perché se io ti dico così, cioè se tu mi dici scegli 6 capi per mandarmene 4, insomma non lo trovo giusto. Ma poi in generale anche il fatto di insistere con delle taglie quando io ti dico che non mi stanno bene, no no sì sì, solo per mostrarle in un video, a me dà fastidio. Ovviamente ho accettato la collaborazione pensando e credendo che c'era possibilità che mi entravano questi capi, in realtà non mi entrano. Io per correttezza e giustizia ve li ho mostrati uguali, perché loro ci hanno ovviamente speso del tempo, dei soldi per mandarmeli, però ripeto, a me non ha colpito questo sito per nulla. Ripeto, la qualità c'è, se siete magre sicuramente è un sito da andare a vedere, ma se siete secondo me curvi, in sovrappeso o grandi in generale, non va bene perché non ci sono le taglie giuste. Detto questo, almeno di quelli che mi hanno fatto scegliere della sezione che mi hanno dato, poi io non mi sono messa a vedere il sito, però ho visto magari le scarpe, le borse, non è che ci sta tantissima roba che rientra nei miei gusti. Detto questo, niente, questo è tutto quello che ho acquistato io e quello che mi è stato omaggiato, regalato. Io mando un grosso bacio, ricordatevi di iscrivervi, di lasciarmi un like, e noi se vi va ci vediamo alla prossima.